la ristorazione I vari target del gruppo. esattamente, e operiamo su Fermo e Macerata a livello provinciale. Poi, siccome questo per noi è un motivo di vanto e di orgoglio, la nostra organizzazione è molto fondata sul servizio di post vendita che funziona, Post post vendita, che oggi è vendita. un valore fondamentale. Ovviamente dai grandi partner, da quelli che sono chiamati clienti direzionali, che vengono già gestiti lo stesso dall'azienda, da Carpi, veniamo coinvolti in un ampio, diciamo, in un più ampio raggio di azione. Questo comprende la provincia di Ascoli Piceno, la provincia di Ancona, perché le società di gestione che sono impegnate nelle università, nelle mense delle università, negli ospedali, Quindi le comunità, le nelle collettività. comunità, nelle collettività, si rivolgono a noi per avere il servizio di post vendita che riesce a dare evidentemente loro soddisfazione per quelle che sono le esigenze. Quando abbiamo visto questo video, dove ci sono tutte queste immagini, poi io con molto orgoglio vi posso dire che ho superato un quarto di questi 100 anni con la presenza dell'azienda, quindi per me è una cosa molto molto importante, cioè molto sentita, insomma. No, Luxury Kitchen Charter. Te lo cedo a te. Questo gusta porto, Questa sì, sì, lo perché poi porto. sì, viene fuori, ci rapportiamo con il mondo esterno, diciamo, al passo con i tempi. Dove si può, cerchiamo di anticiparli. E questa, se vogliamo, potrebbe essere la storia di Venere Nera, viene da noi. E abbiamo deciso di andare a casa del cliente con la cucina, Qui come vedete a Gusta Porto, quindi parliamo di un mese e poco più fa, Sì. ecco, sta dal centro della scena di questa iniziativa nell'ambito del porto di Civitanova, dove sono state somministrate delle preparazioni, no, proprio a tema con degli chef professionisti che sono saliti a bordo e hanno appunto fatto queste presentazioni a vista pubblico. E quindi con tutte le, diciamo, le autorizzazioni, no? Esattamente, Questa è la sì, cosa, infatti, il valore aggiunto. certamente sì. Praticamente noi diciamo così, questo è uno strumento che se lo vogliamo chiamare così banalmente, no? È una cucina mobile. Sì. Però noi, cioè proprio tra di noi è la nostra, la gestiamo, la chiamiamo Venere Nera, quindi vi dico tutto. E nel giro di questi 2 anni, diciamo, è stata fatta talmente tanta comunicazione, sono state create delle aspettative che poi fortunatamente ogni volta che la macchina è stata utilizzata sono state confermate. Per noi è diciamo così, un elemento di notevole orgoglio sentire i nostri clienti ci chiamano e la chiamano per noi, cioè mi dicono La macchina, mi la porti la furgone. macchina, ho bisogno del furgone e così via. Mi chiamano e mi dicono il 23 devo fare un evento, la Venere Nera è pronta? C'è? Si può usare? Acquisito un suo profilo, una sua personalità e diciamo che ha creato anche nuove opportunità che no, a cui non si pensava, Sicuramente. perché ha reso possibile, cioè, possibili certe iniziative che prima non erano pensabili, e figuriamoci in questa In questa contingenza fase. che abbiamo, dalla quale speriamo che stiamo uscendo. Quindi, ripartendo dal fatto che lo chef, cioè chi utilizza questa macchina, secondo noi è un artista, cioè noi ci siamo posti proprio questo tipo di obiettivo. Lui è un artista, lui si deve esprimere. Cosa abbiamo fatto? E abbiamo creato il palcoscenico. Quindi, lui è un artista che può usare il suo teatro. Quindi va in una piazza, va nel suo evento, quello che si è organizzato, dove meglio preferisce, e si esibisce da artista in un teatro. Questo ovviamente con le protezioni, così come si diceva, no? E quindi, diciamo così, abbiamo spostato un po' il baricentro, e quindi non è più la macchina lo strumento per lo chef per fare un pasto. No, proprio ieri, per esempio, ve la dico così, molto fresca. Ieri abbiamo prenotato questa macchina per una festa di laurea. La cosa bella è che siamo stati chiamati perché la macchina ha colpito, perché entrando nel sito ovviamente noi troviamo gli
gli eventi venerdì che Massimiliano, esattamente, che Massimiliano pubblicizza, e con estremo piacere la macchina era il centro, perché una volta che è stato stabilito che la macchina quel giorno sarà disponibile per fare questa festa, ci è stato chiesto ci aiuti a trovare il catering, cioè quindi ci sì. Si è spostata la cosa. Noi pensavamo di prendere la macchina e di darla a un gestore che poi ci avrebbe chiamato per usarla, invece no, siamo diventati noi i protagonisti, quindi le persone possono veicolare, no? Prima noleggio la Venera Nera, poi prima mi prendo la macchina, poi decido chi è che viene a cucinare. Che potenzialità ha questa? Allora, per fare... le potenzialità sono dettate, cioè ti rispondo tecnicamente. No, fare un parallelo con sì. Una cucina di un ristorante, allora, fisso. La potenzialità è dettata dal menù. Quindi, certo. Il menù che l'organizzazione si pone come obiettivo ci dice cosa può fare questa macchina. In senso assoluto la macchina può fare centinaia di pasti. Centinaia perché abbiamo messo dentro due forni a vapore, ci abbiamo messo una brasiera, abbiamo il focus. Il nome Venere Nera perché sta uscendo? Cioè, da cosa nasce? Bello. Allora, il nome Venere Nera ci ha addormentato per circa qualche mesetto. È come quando abbiamo dato il nome alla nostra azienda, l'abbiamo chiamata Auxo. Auxo era una divinità greca, quindi non è un acronimo dove c'è, che ne so, la lettera iniziale mia, del mio socio, oppure dell'attività che faccio. Si chiama Auxo. La divinità greca l'abbiamo scelta perché era una delle tre ore, quindi protettrice dei rapporti tra gli uomini. Siccome noi il nostro lavoro è fondato appunto di rapporto tra gli uomini, abbiamo pensato che potrà essere la protettrice giusta e abbiamo scelto Auxo. Poi Auxo è anche un contratto del verbo auxano, e significa crescerò. Questo poi è greco-latino, quindi io non ho questa conoscenza, però abbiamo visto sì. La documentazione così. Crescerò, sì, sia audio, auxano, crescerò. Addirittura sì, sì. E quindi questo ci ha fatto piacere, certo. No, era un bel segno, no? Uno ha fondato l'azienda, poi scopri che il tuo nome significa crescerò. No? Quindi Venere è venuta a volte. Sì, io dico subito. Sì, quando stavamo a questo porto, mi sono sempre chiesta, ma perché Venere Nera? Perché è un nome alquanto... accattivante. Allora, noi abbiamo voluto, prima di dare, cioè pensavamo di dare il nome alla macchina, ma doveva essere un nome che contenesse, diciamo, anche il contenuto, il senso, nel senso io la porto in giro, la macchina è chiusa, devo far capire che lì dentro si cucina, c'è qualcosa che fa cucinare e così via. Come si può fare? E lì il nome, abbiamo tirato fuori tanti, però a nessuno ci piaceva. A un certo momento è stata una casualità e abbiamo, diciamo così, siamo venuti a contatto con un'esperienza di noleggio di uno yacht di lusso. Lo yacht di lusso praticamente apparteneva a una piattaforma appunto di yacht luxury charter. A quel punto abbiamo pensato che era la chiave giusta, cioè facciamo la piattaforma che ci dice che è una cucina di lusso, quindi non è più semplicemente il cambio che arriva in mente lo strumento, e ci svincoliamo con il nome. Cioè ci siamo svincolati con il nome, quindi avendo la piattaforma che ci dice cos'è. Sì, come diceva prima. Esattamente. Allora, siccome poi, diciamo, noi di queste macchine faremo tante. Siamo andati su una divinità, sui pianeti, su delle cose che ci possono consentire di dare una quantità di nomi a tutte le... E ci ha messo l'amore per primo. Ci ha messo Venere perché... ci abbiamo messo Venere perché è la dea della bellezza, secondo noi è una cosa molto bella. Nera viene da sola perché fin dall'inizio avevamo pensato di fare una cosa che attirasse l'attenzione. Quindi siamo andati sul grigio scuro nero, che poi non è proprio nera, però... Venere Nera. Quindi l'importanza dei colori, quindi. L'importanza del colore, certo. Sì. Tu
tutte cose che non è casuale, sembra tutto casuale. Per esempio anche il logo LKC, cioè ci siamo affidati a dei professionisti che ci hanno aiutato a costruire l'immagine dell'insieme, quindi del camion, della traina e della cucina di legno. Poi se andiamo a vedere da un punto di vista tecnico e tecnologico, ovviamente c'è il meglio concentrato, perché a livello di attrezzature, essendo la nostra, abbiamo messo il top della tecnologia, quindi forno ultimo modello, la brasiera è uno strumento che nei ristoranti non sempre viene usato, cioè viene usato fino a che non viene scoperto, poi quando viene scoperto è una piacevole sorpresa. Allora, la brasiera la proviamo, vediamo qua, cerchiamo, focus, cosa c'è dentro Venere Nera? Tra l'altro ci potete andare anche voi. Potete andare sul sito, quindi questo è, vi abbiamo creato il sito, quindi appunto c'è, cioè, perché non vi nascondo che ci arrivano le richieste da tutta Italia, quindi abbiamo rischiato di portarla anche nel nord Europa, quindi esattamente da quello di Napoli, questo aspetto viene superato, ma soprattutto in sicurezza, quindi il fatto di trasportare i pasti svincolati dall'orario del traffico e quindi non essere più, diciamo così, obbligati a seguire certe dinamiche, ma le abbiamo rese nostre e customizzate, come si dice. Come viene usata la brasiera? Questo è in occasione di un banchetto, lo chef in questo caso è riuscito a fare la pasta, che era un tagliatelle con un condimento, tra l'altro io ero presente, non mi dico, di grandi profumi. Cosa che è tutto da... Angelo Po ha creduto molto in quest'idea. Assolutamente, noi abbiamo dato un contributo, ma un contributo è una cosa, cioè realizzare e mettersi in prima linea è un'altra, di cui ringraziamo anche Massimo, che guardavo appunto anche i contenuti che producono sul loro sito web, che è anche quello di Auxo, è veramente interessante. Altri aspetti di cui vorrete approfondire. Che dire, vi ringrazio per questo momento, questa opportunità di comunicarvi quanto stiamo facendo e quanto faremo. Sicuramente Glauca avrà anche lei altre opportunità in serbo, avremo altre occasioni quindi per collaborare, vi auguro assieme.